Bentornati a tutti, pace e bene. Oggi, 8 dicembre, ricordiamo la Beata Vergine Maria Immacolata. Ascoltiamo. La festa dell'Immacolata Concezione di Maria esprime la certezza di fede che le promesse di Dio si sono realizzate, che la sua alleanza non fallisce, ma ha prodotto una radice santa da cui è germogliato il frutto benedetto di tutto l'universo, Gesù il Salvatore. L'Immacolata sta a dimostrare che la grazia è capace di suscitare una risposta, che la fedeltà di Dio sa generare una fede vera e buona. La luce che promana dalla figura di Maria ci aiuta anche a comprendere il vero senso del peccato originale. In Maria, infatti, è pienamente viva e operante quella relazione con Dio che il peccato spezza. C'è un sì reciproco di Dio a lei e di lei a Dio. Maria è libera dal peccato perché è tutta di Dio, totalmente espropriata per Lui. È piena della sua grazia, del suo amore. In Maria, l'umanità, la storia si aprono realmente a Dio. Accolgono la sua grazia, sono disposte a fare la sua volontà. Maria è espressione genuina della grazia, rappresenta il nuovo Israele. Non a caso la liturgia odierna propone il grande affresco del capitolo terzo del libro della Genesi e del racconto dell'Annunciazione del Vangelo di Luca. Dopo il peccato originale, Dio si rivolge al serpente, che rappresenta Satana, lo maledice e aggiunge una promessa. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. È l'annuncio di una rivincita. Satana, ai primordi della creazione, sembra avere la meglio, ma verrà un figlio di donna che gli schiaccerà la testa. Così, mediante la stirpe della donna, Dio stesso vincerà. Quella donna è la Vergine Maria, dalla quale è nato Gesù Cristo, che con il suo sacrificio ha sconfitto una volta per sempre l'antico tentatore. L'Evangelista Luca invece ci mostra la Vergine Maria che riceve l'annuncio del messaggero celeste. Ella appare come l'umile e autentica figlia di Israele, vera Sion in cui Dio vuole porre la sua dimora. È il virgulto dal quale deve nascere il Messia, il Re giusto e misericordioso. A differenza di Adamo ed Eva, Maria rimane obbediente alla volontà del Signore con tutta se stessa, pronuncia il suo sì e si mette pienamente a disposizione del disegno divino. È la nuova Eva, vera madre di tutti i viventi, di quanti, cioè, per la fede in Cristo, ricevono la vita eterna. Ed oggi è un giorno importante, un giorno quasi dolce, perché iniziamo a pregustare il Natale. Un Natale che si fa sempre più vicino e forse proprio oggi è il giorno giusto per tanti per iniziare a preparare la propria casa ed il proprio cuore all'arrivo concreto di questa festa nei suoi simboli e segni anche esteriori. Vorrei parlare oggi della Vergine Maria semplicemente traducendo in italiano un testo che noi cantiamo proprio oggi, è il Tota Pulcra, questa preghiera antichissima dedicata a Maria che la descrive nella bellezza della sua purezza. Ascoltiamo la traduzione. Tutta bella sei Maria e il peccato originale non è in te. Tu, gloria di Gerusalemme, tu, letizia di Israele, tu, onore del nostro popolo, tu, avvocata dei peccatori. O Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi Gesù, intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo. Beata Vergine Maria Immacolata, prega per noi.